ciao ragazzi, qui Gabby. E oggi andremo a vedere se c'è qualcosa di effettivamente buono in questa tanto discussa next gen. Vi anticipo già il mio verdetto, sì c'è, ma partiamo con ordine. Il 2014 sembra essere un anno felice per tutte quelle persone che desideravano dei giochi diversi dal solito. Dei giochi che ti dimostrassero veramente il significato di next gen. Devo ammettere che all'inizio ero scettico, ma ora dopo aver visto gli ultimi trailer mi sono dovuto ricredere. Infatti ho sempre creduto che la parola d'ordine per i nuovi giochi dovesse essere libertà. Minecraft ci ha mostrato benissimo cosa significa dare indipendenza al giocatore. Io ho sempre sperato che anche altri sviluppatori facessero i loro giochi con questo obiettivo. Beh, sembra che le mie speranze siano state ben riposte, dato che dal prossimo anno di libertà ne avremo veramente tanta. Oggi vi andrò a presentare un paio di giochi che mi hanno lasciato con la bocca aperta. Il primo ci mostra un universo infinito, interamente esplorabile sia a piedi che con la nostra nave spaziale. Ogni cosa che vedremo con i nostri occhi è generata casualmente. Stiamo parlando di interi pianeti. Sì, ho detto pianeti, così come la fauna e la flora che li abitano. Ad esempio, potremo andare a finire in un pianeta dove c'è un deserto con dei serpenti giganti, oppure esplorare un misterioso monolite al centro dello spazio. L'obiettivo del gioco è di permettere ad ogni giocatore di vivere delle esperienze uniche. E nel momento in cui uno di noi avrà scoperto un luogo per la prima volta, il nostro nome verrà scritto così che tutti lo possano vedere. No Man's Sky è un titolo ambizioso come pochi, che se terrà fede alle promesse fatte, riuscirà a rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Il gioco è previsto momentaneamente solo per computer. Non sono mai stato un fan della saga che sto per mostrarvi, ma dopo aver visto il trailer di The Witcher 3 Wild Hunt ho cambiato totalmente idea. E ora devo assolutamente recuperarmi tutti i capitoli della saga che mi sono perso. Le novità di questo gioco rispetto ai titoli precedenti sono molteplici. Fra tutte è l'averlo realizzato completamente open world, con un campo di gioco enorme che spazierà da grandi mari fino ad immense praterie. Quello che mi ha più sorpreso però è come la vita nelle varie città è gestita. Guardate quel bambino che gira! Guardate quel bambino che gira! Scusate, devo fare una cosa. Fila fuori e non farti mai più vedere. Tornando a noi, The Witcher ci presenta un mondo immenso e spettacolare, ricco d'azione e vita che rende il gioco talmente immersivo che mi fa dichiarare senza dubbi, questo sarà il miglior RPG del 2014. I ragazzi di Massive Entertainment invece ci presentano un'ottima esperienza sandbox con Tom Clancy in The Division, un multigiocatore di massa che ci mette nei panni di una squadra speciale di ex spie e militari di alto rango. Nel gioco possiamo infatti esplorare quasi tutta New York, addentrandoci in zone più o meno pericolose. Il gioco è solamente online e potremo andare in giro con i nostri amici in squadre formate da un massimo di 4 persone. Comunicare con i nostri compagni sarà molto importante per sopravvivere, quindi vi consiglio di tirare fuori le cuffie per dimostrare a tutti le vostre capacità tattiche. The Division si propone anche come un RPG, perciò avremo modo di aumentare le abilità del nostro personaggio e saccheggiare edifici distrutti in cerca di viveri e di nuove armi. La grafica è all'altezza del gameplay. Il nuovo Snowdrop Engine è appositamente pensato per la potenza di calcolo delle nuove console e ci regala una grafica mozzafiato. Mai in un gioco si era visto un livello di dettaglio così elevato, grazie ad un accurato sistema di illuminazione e una fisica al limite del reale. Penso che questo videogioco sia la prova della grande evoluzione che il mondo videoludico sta subendo in questi ultimi anni. Il gioco è previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete mai sentito parlare di Star Citizen? Credo sia uno di quei giochi che andrà a fondere letteralmente il nostro PC. Tutto quello che state vedendo è grafica del gioco e penso che ammettiate con me che il CryEngine 3 doni al gioco un realismo incredibile. Ma di che cosa si tratta esattamente? Per rispondere a questa domanda vi dirò cosa mi è piaciuto di Star Citizen. Innanzitutto si tratta di un simulatore spaziale ideato da Chris Roberts, che si propone vastissimo, dove ci saranno missioni di ogni tipo da affrontare a bordo della nostra astronave, sia in single player che in multiplayer. La cosa però non si conclude qui, perché oltre ai combattimenti nei cieli, sono presenti anche i combattimenti di fanteria, e da un buon amante degli FPS tattici, questo non può che farmi piacere. Rimanendo sempre in tema, vi ho detto che qualsiasi luogo è raggiungibile e calpestabile? Se noi vogliamo raggiungere a piedi il ponte di comando di una nave, lo possiamo fare. Se noi vogliamo camminare nell'hangar di una stazione, possiamo fare anche quello. Ci sarebbero ancora tante cose da dire su questo gioco, fin troppe. Però c'è ancora una cosa di cui vi voglio parlare, il sistema permadeath.
Ogni volta che moriremo in Star Citizen, il nostro personaggio perderà una vita. Quando l'avremo persa, a seconda di come siamo morti, gli arti del nostro corpo verranno sostituiti con altri robotici, oppure da delle cicatrici. Finite le nostre possibilità di rinascere, moriremo definitivamente. A quel punto l'unica cosa che possiamo fare è crearci un nuovo personaggio che però non sarà più quello precedente, anche se quello vecchio lascerà qualche piccolo segno sul carattere di quello nuovo. In conclusione direi che ci sono molti titoli next gen validi qui fuori, soprattutto gli indie che stanno cominciando a sfornare degli ottimi prodotti. Basta dare un'occhiata al pluricitato The Forest, un survival da brividi, oppure Routine, un altro horror che però a differenza degli altri ha il sistema di permadeath implementato. Bene, con questo ho elencato praticamente tutti i giochi che considero degni di questa nuova generazione. Prima di salutarvi volevo lasciarvi con questa domanda. Quali sono per voi i giochi che sapranno stupire veramente in questa nuova generazione? Scrivete pure qui sotto nei commenti. Spero di avervi dato qualche informazione utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!